Io ascolto i politici con le loro formulette, tutti i politici, e divento pazzo. Non sanno di che paese stanno parlando, sono lontani come la luna. Beppe Grillo? No, Pierpaolo Pasolini, quasi 40 anni fa. Sosteneva che destra e sinistra si erano fisicamente fuse, che non avevano più differenze e che il palazzo del potere, era a tal punto scollato dalla realtà da non sapere nemmeno più cosa fosse reale. Basta sfogliare i suoi articoli corsari, rileggere o riascoltare le sue interviste. Il poeta friulano non si sottrae al nostro interrogarlo come un oracolo a posteriori. Forse è per questo che Pasolini non passa mai di moda. Tu, in una piazza popolata da 5.000 persone, mentre una volta, soltanto fino a 10 anni fa, tu stesso, dall'alto del quinto piano, indicandolo, dicevi: quello è uno studente, quello è un operaio, quello è un ragazzo del sud, quello è un vecchio del nord, eccetera, eccetera, questo non lo puoi più fare. In una piazza tu non distingui più nulla, cioè il linguaggio del comportamento, il linguaggio fisico, mimico, è completamente omologato. Se fosse stato per lui, avrebbe sospeso o abolito la televisione. Ai suoi occhi, nel bagliore dello schermo, non c'era niente di positivo. Solo il raggio d'azione di un potere peggiore del fascismo, più schiacciante e invasivo di ogni fascismo. Il potere del consumismo, dell'avere tutto a tutti i costi, che ci rende identici come automi, inseguendo desideri che non fanno la felicità. La tragedia, diceva Pasolini nell'intervista rilasciata il pomeriggio prima di morire assassinato, il 1 novembre 1975, è che non ci sono più esseri umani, ci sono strane macchine che sbattono l'una contro l'altra. Esagerava? Forse. Ho nostalgia della gente povera e vera che si batteva per abbattere quel padrone senza diventare quel padrone. Pasolini è controtempo. Pasolini è contro. L'Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, coazione, conformismo. L'importante è che qualcuno si alzi e dica no. Il rifiuto, sostiene Pasolini, è stato sempre un gesto essenziale. È il gesto dei santi, degli eremiti e anche degli intellettuali. Ma occorre che questo no sia grande, non piccolo, totale. I pochi che hanno fatto la storia sono quelli che hanno detto di no.